Qualche volta torna sul comodino quel libro che contiene quella frase che ha cambiato in maniera importante il mio modo di lavorare. Non si tratta solo di progettare tecnologie, bisogna essere consci che quelle tecnologie cambieranno la vita delle persone a cui sono destinate, anche se le persone non la useranno, paradossalmente, perché forse saranno arrabbiate o frustrate da una tecnologia che magari gli è stata imposta. Durante i miei studi in ingegneria stavo frequentando il corso di ingegneria del software e la prima lezione il docente entrando disse con la sua prima slide: il 90% degli investimenti che si fanno in tecnologia, in particolare in tecnologia informatica, non portano spesso ai frutti desiderati. Non andiamo a sindacare sul 90% piuttosto che il 92%, insomma questo numero evidentemente un po' alla volta si abbassa, ma mi dicono che non sia ancora sceso sotto l'80%. Ero al terzo anno, avevo due scelte, la prima era quella di lasciar perdere e cambiare lavoro e la seconda invece quella di rendersi conto che forse c'era tanto da fare. E ho deciso di andare fino in fondo su questa faccenda della difficoltà di portare la tecnologia alle persone perché ne migliori la qualità della vita. A quei tempi assistevamo all'avvento della programmazione orientata agli oggetti e la programmazione orientata agli oggetti aveva, questa almeno è stata la mia interpretazione tra le tante valenze, la possibilità di aiutare noi tecnici a sviluppare delle tecnologie più malleabili rispetto a quelle che si sviluppavano prima. La malleabilità delle tecnologie ha un impatto importante quando le si porta nei contesti lavorativi, perché la tecnologia evidentemente, un po' come un virus, cambia un organismo, quindi cambia un'organizzazione. Allora è complicato approcciare facendo l'analisi dei problemi inizialmente, interpretando e progettando una soluzione per portarla, perché i giochi cominciano nel momento in cui la tecnologia entra in uso. Quello è il momento in cui le persone vi danno senso alla tecnologia. Allora, insomma, da quell'esperienza, 10 anni fa, mi ero portato via sicuramente la valenza dell'object oriented per creare tecnologie più flessibili, però mi ero anche portato via che forse quella cosa non bastava. Qualche anno dopo, infatti, ragionammo e pubblicammo un articolo dedicato alla progettazione delle tecnologie che potessero essere ridefinite in uso direttamente da parte di coloro che le usano. Era il 2002. A dir la verità, questo rimase un'intuizione per parecchi mesi, parecchi anni direi. Abbiamo dovuto aspettare l'avvento di queste tecnologie per cominciare a capire che quell'intuizione era un'intuizione interessante perché queste sono effettivamente tecnologie che le persone possono ridefinire in uso mentre le usano. Ed evidentemente questo è un processo. Il divertimento di trovare delle funzionalità che non c'erano ieri, ma che ci sono oggi, e di poterle portare su questi dispositivi fa parte di quella che è l'esperienza delle persone quando utilizzano la tecnologia. E di sicuro queste tecnologie sono tra quelle che hanno impattato più di altre sulla qualità della nostra vita. Non c'è, penso, ombra di dubbio. Quindi avere tecnologie malleabili, provare a mettere nelle mani delle persone la possibilità di riconfigurarle, queste tecnologie. E allora è venuta la voglia di chiedersi cosa altro si può fare per migliorare il fatto che le persone comprendano, cioè portino dentro di sé la tecnologia. E il terzo passaggio su cui sto lavorando, ed è un lavoro lungo, è quello di provare a far coincidere gli utenti delle tecnologie con chi le progetta. Io penso che molto dell'insuccesso legato all'introduzione delle tecnologie nei contesti di lavoro e di vita delle persone sia legato al fatto che spesso chi le progetta le tecnologie non coincide con chi le usa. E il fatto di comprendere da tecnico il contesto di vita e di lavoro degli altri, per
è un lavoro che anche sforzandosi con empatia è una cosa molto complicata da fare. Addirittura i filosofi dicono che non si può fare, è inaccessibile la conoscenza che sta nei contesti di vita e di lavoro degli altri. Anche se ci si sforza di guardarli con occhi diversi, lì si va ad impattare su di un mondo che non ci appartiene come tecnici. Devo aggiungere anche il fatto che la comprensione porta dentro una cosa nuova che cambia il contesto. Quindi è una comprensione che diventa piena e rotonda nella misura in cui effettivamente quel contesto si riesce a viverlo. I miei colleghi che ogni tanto mi prendono in giro quando sentono che sono particolarmente attaccato alle vicende di Apple, mi dicono: ah, sei un Apple fan. Ma non si tratta tanto di essere un Apple fan, è che quel mondo là è un mondo che è fatto di persone dove chi fa le tecnologie spesso coincide con chi le usa. Il mondo degli sviluppatori delle app, se andiamo a vedere le app di maggior successo, troviamo quasi sempre una corrispondenza importante tra chi quelle tecnologie le fa e che poi ne diventa anche il primo utente. Questa per me è una cosa cosmica, insomma, una cosa che mi incuriosisce tantissimo. Il terzo tassello, questo tassello del avvicinare le persone alla progettazione, ha a che fare con un'esperienza di progetto vissuta 7-8 anni fa, di cui gli effetti sono tuttora in campo, insomma, li vivo tuttora sulla mia pelle, certe cose le ho capite molto, molto tardi. Dovevo affrontare una consulenza in un'azienda particolarmente complessa e mi ero portato per prendere degli appunti questa tecnologia meravigliosa che vedete qua alle mie spalle. Io pensavo di utilizzarli per diciamo velocizzare appunto la presa delle note, ma all'improvviso queste tecnologie sono finite nelle mani delle persone che avevo con me e che stavo per aiutare. Era una consulenza di tipo tradizionale. All'improvviso, boom, mi sono trovato catapultato completamente fuori da questa esperienza, mentre li vedevo a loro agio utilizzare questi materiali chiaramente accessibili per loro, si tratta di materiali semplici, insomma la carta, i post-it e alcuni elementi di interfaccia, e mi sono meravigliato di quanta energia, di quanta creatività sia venuta fuori da quel contesto di lavoro. Ragionandoci poi dopo mi sono anche reso conto che mai avrei potuto portare via così tanto da loro, anche in termini proprio di relazione umana, se non li avessi messi nella condizione di cambiare le loro prospettive, anche cambiare la loro comprensione del problema per avvicinarsi un po' alla volta da soli alle possibili soluzioni. Soluzioni che non sono di natura tecnologica, soluzioni che, questo è il valore più importante, includono loro come utenti. Soluzioni dove loro per primi possono sperimentare, ma non sperimentano la tecnologia, sperimentano quelle che sono le loro pratiche di lavoro nuove per via della tecnologia. Evidentemente sono tutti concentrati sulle nuove pratiche di lavoro. Di tecnologia non parlano. Semplicemente sanno che prima o poi la potranno avere a disposizione per utilizzarla. È qui il nodo centrale di quello che sto facendo in questo momento nella vita. Qui si ridefinisce il concetto di design, di progettazione. È una progettazione che non porta più soluzioni con la pretesa che siano giuste, ma è una progettazione che porta un linguaggio e protegge uno spazio di lavoro all'interno del quale i destinatari, quindi gli esperti, quelli che hanno la vera conoscenza di un contesto di lavoro, possono lavorare per innovare. Voglio farvi sentire per ultima cosa una brevissima intervista che ho fatto qualche tempo fa ad un gruppo di queste persone che sono diventate designer dell'innovazione nella propria realtà aziendale e che ancora oggi portano avanti il progetto. L'aspetto più importante di questo laboratorio è la possibilità di lavorare assieme in un gruppo di lavoro che non si costituisce normalmente nel lavoro di tutti i giorni
e quindi di mettere in comune esperienze diverse, approcci diversi, problemi Fatto di differenti che lavorare ognuno di noi, a insieme, seconda del prenderci ruolo del che ha in tempo per azienda, scambiare le secondo. idee, perché appunto tante volte le idee, cioè ognuno ha le proprie, Avevo però delle sentendo anche le perplessità altre iniziali, nel opinioni, senso un che ascolto. mi sentivo portato e interessato per quello, per le funzioni di cui mi occupo in APT, soprattutto al linguaggio web. Però mi sono accorto che partecipare a questo corso significa rimettere in discussione e ripensare radicalmente l'organizzazione del lavoro nostro e vedere anche sotto una nuova luce. Ok, quando oggi mi chiedono di parlare di tecnologie, dico sempre provocatoriamente, la tecnologia non esiste. Esiste quello che provano le persone quando la usano, la tecnologia. La mia storia mi sta spostando da essere progettista di tecnologie ad essere progettista della comprensione delle tecnologie. Io penso che avere le persone e la loro energia, la loro intelligenza in un contesto di progettazione che è anche un processo di apprendimento per loro sia una cosa fondamentale oggi per avere successo nel realizzare qualcosa che impatti nella qualità della vita. Questo evidentemente ridefinisce in maniera importante anche il ruolo dell'esperto delle tecnologie, che non fa solo lo human computer interaction, ma fa lo human to human interaction molto spesso. Queste esperienze progettuali hanno radicalmente cambiato il nostro sguardo al design e abbiamo lavorato per una decina d'anni su più di 100 progetti con questi approcci e abbiamo costruito un gruppo di persone, alcune di queste sono in questa sala e le ringrazio, che tutti i giorni portano avanti questa visione dell'innovazione dedicandosi. Grazie.